Penso che Call for Brain sia un'iniziativa significativa perché, come succede raramente, si riescono a mettere assieme persone che operano in ambiti molto diversi. Partecipano medici, designer, futurologi, scienziati, innovatori sociali, imprenditori. E questo consente di mettere assieme tutti quanti i punti di vista diversi sullo stesso tema, che è la salute e il benessere, e arrivare quindi a una molteplicità di pareri che possono eventualmente collaborare e connettersi per raggiungere l'obiettivo finale, che è appunto quello di migliorare la vita di tutti noi. Fight the Stroke è un'associazione che lavora in un modo interessante perché introduce nell'ambito delle ONLUS dei criteri di sostenibilità e di imprenditorialità. Riesce a essere molto efficace usando non solo la comunicazione, ma usando una progettualità che parte dal paziente. In questo caso la storia del piccolo Mario è diventato un modo per portare avanti le attività di advocacy e delle attività di promozione di quello che è il valore della salute, raggiungendo non solo gli addetti ai lavori, ma un pubblico sempre più ampio.